Bene. Bene. Allora, dopo sé, buongiorno. Intanto le presento Nicoletta Fascenda, anche lei membro della Società Psicoanalitica Italiana e attiva e dell'esecutivo di questo portale. E chiacchieriamo un po' insieme. L'idea è di dialogare ancora una volta senza domande secche o tagli repentini, per poter sviluppare pensiero con lei. Allora, abbiamo presentato Don Mussi e Zerà in occasione di una precedente intervista dialogo sul portale e oggi affrontiamo con lui una riflessione sul recente orrendo evento dell'uccisione di un uomo africano in Italia, Alika, che provvedeva al mantenimento del suo bambino e della giovane moglie. Alika viene ammazzato a bastonate e strangolamento. Dopo lunghi, terribili minuti di lotta e agonia, mentre i passanti filmano la scena senza intervenire. Ora, l'esclusione da parte della magistratura, Don Mosè, del razzismo come movente, lascia attoniti perché da un lato contrasta con i fatti accertati e dall'altro sembra agire nella direzione dell'occultamento di una questione italiana pericolosa, il razzismo, anche perché aprirla e farlo in tempi di campagna elettorale metterebbe in difficoltà l'intero arco parlamentare, da destra a sinistra. Insomma, il nero non esiste. E il suo omicidio scompare da memorie quotidiane in breve tempo da noi. Fanno invece luce sul buio italiano i grandi giornali internazionali come il New York Times International, che dedicano pagine intere a queste questioni di casa nostra. Noi abbiamo qualche eccezione di alcuni politici, alcuni giornalisti, come Maria Novella De Luca, che ci ha scritto sopra il 31 luglio su Repubblica, ma vede i più usano il corpo morto del nero per opera di propaganda politico, amministrativo, elettorale, in modo spesso anche confuso e contraddittorio, dopodiché basta, presto si deve dimenticare. Ecco, Don Mosè, vorremmo sentire la sua su quanto espresso. Ma giustamente, come ha detto lei, è stato orribile visionare quel video che racconta come è finita la vita di questo ragazzo, di questo uomo proveniente dalla Nigeria, Alik. È stato orribile anche tutto il contorno, perché è durato abbastanza lunghi minuti di lotta, quindi tutti quelli che erano intorno, una strada abbastanza frequentata al centro della città, che nessuno sia riuscito a intervenire per fermare, per interrompere l'assassinio che stava avvenendo sotto gli occhi di tutti. Questo è stato veramente scioccante. Per quanto riguarda il tentativo di minimizzare ecco, sono in un monastero, quindi benissimo con le campane, Don Mosè. Lasciamolo suonare. Ecco, il tentativo di minimizzare dicendo non è razzismo, non ha nulla a che vedere con il tema di odio razziale e quant'altro. Si cerca così forse di calmare le anime, che non si creino forti contrapposizioni e quant'altro, ma è
come al solito, è il modo di anche di mettere la polvere sotto il tappeto. Non si affronta mai. In Italia non è la prima volta, non è la prima volta neanche in quella regione. Nella regione le Marche sono già successi a Fermo l'uccisione di un altro ragazzo per aver difeso la moglie che è stata insultata dicendo scimmia e quant'altro. E un'altra volta c'è stato sparia così a casaccio verso qualsiasi africano che si trovava in quella piazza. Poi quindi anche in questi momenti si è cercato di minimizzare più possibile la portata, la gravità di questi fatti. Ma questo è, se noi sempre andiamo indietro nella storia, l'Italia non ha mai fatto i conti. L'Italia non ha mai fatto i conti con la sua storia. Dal 1938 ad oggi, dalle emanazioni delle leggi razziali ad oggi, l'Italia su questo tema del razzismo non l'ha mai affrontato, non ha mai fatto i conti. Quindi si cerca sempre di portare avanti la narrativa. L'unico che ha cercato di affrontarlo a livello storico era Del Bocca, denunciando la gravità di quelle leggi razziali, gli effetti che ha avuto quelle leggi razziali, non solo qui in Italia, ma anche nelle colonie. A tuttora in Eritrea ci sono figli di italiani che sono stati esclusi a causa di quelle leggi razziali, che a tutt'oggi non sono riusciti ad ottenere la cittadinanza italiana. Per loro, come se ancora sono in vigore quelle leggi. Quindi il fatto che l'Italia non ha mai fatto i conti con la sua storia, con il suo passato, con tutta la propaganda di razzismo, le riviste che uscivano su questo tema, sulla razza e quant'altro, e le tante canzonette che ancora si cantano, che portano il discorso della razza, della purezza, di quant'altro. Si è preferito portare avanti la narrazione di dire italiani buona gente, italiani brava gente, italiani hanno colonizzato, ma erano comunque buoni colonizzatori, non sono stati cattivi quanto gli inglesi o quanto i francesi. Quindi si è cercato sempre di minimizzare. Quindi da allora ad oggi non è cambiato niente, si continua a minimizzare, a attenuare, a annacquare e cercare di, per non affrontarlo, pur di non affrontare realmente che c'è in Italia, c'è un'emergenza che si chiama razzismo. C'è, sono state varie aggressioni, negli ultimi anni sono peggiorati perché c'è stato anche in qualche modo una specie di sdoganamento sia dei linguaggi anche abbastanza razzisti o comunque discriminatori, poi il fatto che da un po' di anni si addita immigrato uguale criminale, e questi anche in questi giorni si dice questi che arrivano qui, sbarcano qui, e ci portano la guerra in casa, ci portano criminalità in casa, ci portano. Quindi quando si criminalizza, addirittura si arriva ad annullare che quello lì o quella lì è una persona, perché quando si usa in generale clandestini, svuotando della dignità di quella persona, dei diritti di quella persona, il fatto che si trova anche in questo territorio irregolare non vuol dire che ha perso tutti i suoi diritti o che ha perso la sua dignità di essere umano. Però oggi clandestino uguale criminale, clandestino uguale a un, non si sa neanche se è una persona o meno. E poi tutto questo discorso, tutte queste campagne, tutte queste
martellamento continuo sul mass media hanno effetti sulle persone. Agiscono poi certe persone o si sentono addirittura in diritto di aggredire, di insultare, di fare i conti, regolare i conti da soli, perché tanto quando è successo il massacro di Willy Montero, i primi commenti di alcuni parenti degli aggressori, quando sui giornali è uscito, c'è stata giustamente un'indignazione totale da tante parti della società civile, ma anche della politica. Qualcuno dei parenti degli aggressori se ne è uscito, che sarà mai, è stato ammazzato solo un negro. Già questo è rivelante. Che sarà mai? Che perché tutta sta attenzione, perché tutta sta indignazione, perché mica è stato ammazzato un bianco, ma è stato ammazzato un negro. Come se la vita di un negro vale meno. E questo, dietro a questi ragionamenti o a queste affermazioni, c'è una mentalità, un humus che si è creato, un estratto. C'è uno strato di contestualità sociale, culturale, politico, che fa maturare questo tipo di ragionamento. Che sarà mai che sia stato picchiato un negro o che sia stato ammazzato un negro? Che vuoi che sia? Perché la vita di quello lì vale meno. Ecco, questo il non voler affrontare il tema della discriminazione, del razzismo, anche quello che è successo giù in Calabria, la ragazza nigeriana che è stata presa a schiaffi perché è andata dal suo datore di lavoro a pretendere il pagamento per il lavoro fatto. Ma anche se lei avesse torto, ma per quale ragione il datore di lavoro si sente in diritto di alzare le mani e di aggredirla? Perché si sente in diritto di farlo? L'avrebbe fatto per una donna italiana? Non lo so, non credo. E questo è quando si delegittima, si svuota, si nega che quella lì o quella lì è una persona con tutta la dignità, con tutti i diritti, come tutti gli altri, si porta poi a certe menti labili o fragili ad agire anche in questo modo. Quindi anche la magistratura dovrebbe stare molto, molto, molto attenta a non rischiare di minimizzare la gravità di episodi di questo tipo. Anzi, la magistratura dovrebbe essere il baluardo del rispetto dei diritti di queste persone, quindi le persone più vulnerabili, le persone più deboli, l'unica difesa che hanno è la legge. Se anche la legge comincia a sbilanciarsi o a schierarsi verso una parte invece che l'altra, e allora lì è veramente pericoloso, perché vince la legge del più forte. Il più debole non è tutelato neanche dalla legge. Don Mosè mi invita con quel che dice a procedere nel mio ragionamento, dopodiché la lascio alle attenzioni capaci di Nicoletta Faccenda, ma appunto io con anche calma e desiderio di diciamo starci sopra
bene a questo tema, volevo dirle, ecco, al cospetto di tali episodi, appunto, certa politica, certa avvocatura e certo giornalismo tentano di semplificare il senso dell'accaduto, derubricandolo come ennesimo episodio di follia, col corollario noto del classico addebito all'inefficienza dei servizi sociali e psichiatrici territoriali, nonché al caldo torrido che fa impazzire i pazzi, e poi si passa ad altre notizie dell'estate. Insomma, noi come psicoanalisti impegnati socialmente abbiamo anche scritto sulle pagine dei quotidiani nazionali che quando muore una persona, non in modo naturale, più di più se giovane, bisogna fermarsi a riflettere. Spesso l'omicidio, come lo stupro e l'efferata violenza, come sostiene anche lei, è frutto di una lunga catena di inadempienze, di preconcetti lasciati maturare troppo e poi decomporre, di strategiche assunzioni di idee prive di genio, prive di fondatezza e prive di possibilità di essere messe in discussione. La reiterazione di dette banalizzazioni del pensiero, Don Mosè, spesso, come dice anche lei, sostiene anche lei, ha creato l'humus per realizzare le peggiori atrocità della storia. Pensi a Hannah Arendt che ne parla. Secondo noi psicoanalisti, nella mente, e qui vorrei stare un po' con calma, nella mente soggetta all'influenza di tali semplificazioni dell'attività di riflessione, si crea come un blocco del pensiero e tu limiti il tuo a qualcosa di banalmente tragico, come ad esempio che il nero stupra le donne italiane, ci prende il lavoro e ci svuota gli appartamenti, ci invade e sporca il bel paese quando se ne potrebbe stornare aiutato da noi nei confortevoli centri di accoglienza libici. Ora, se vengo condizionato a usare un pensiero troppo banale e fragile del tipo di quelli sopra riferiti, Don Mosè, posso essere indotto ad assumere tale funzionamento mentale. Questo l'opera delle grandi dittature lo dimostra. Ora, da tale induzione alla banalizzazione e facilitazione del pensiero può difendersi lei, Don Mosè, psichicamente robusto, ma una persona già fragile mentalmente ne può rimanere irretito perché la sua psiche, proprio in quanto fragile, va cercando già da sé tali facilitazioni, non riuscendo a tollerare la complessità del pensiero, perché diventa frustrante pensare. Per una persona fragile le facilitazioni, diciamo, sono un aiuto, ma sono un aiuto pericoloso. Quindi la questione, Don Mosè, non è la fragilità psichica in quanto responsabile di un omicidio, ma come uno Stato di diritto difende i propri figli più fragili, o invece come lascia che vengano usati per scopi di parte. In tale tragico senso aumenta il numero delle vittime. Le molte uccise e spesso presto dimenticate, e i loro assassini, altre persone per sempre compromesse. Ecco, vorremmo sapere cosa ne pensa lei su tutto ciò, Don Mosè. Ma allora, il fatto della banalizzazione dei discorsi, dei temi e quant'altro, è una soluzione facile per chi non vuole poi affrontare seriamente il problema o anche offrire dei servizi adeguati. Perché poi se si dice colpa dei servizi che non sono stati adeguati quanto altro, beh, anche quelli sono frutto di una scelta politica di chi ha preferito fare tagliare risorse ai servizi sociali o ai servizi di prossimità per seguire e curare meglio la parte fragile della società. Quindi anche quelle sono frutto di scelte politiche. Quindi
banalizzando invece si scarica la colpa su qualcun altro. Nessuno vuole assumersi le proprie responsabilità per aver creato quel contesto, quella situazione, quelle mancanze. E se quella persona non doveva trovarsi lì perché aveva quel determinato situazione psichico o quant'altro, e allora chi non ha offerto tutte quelle garanzie necessarie, i servizi necessari per proteggere lui stesso, perché se è una persona fragile mentalmente, qualsiasi forma, anche il ragazzo nigeriano Malik, perché è stato costretto a rimanere lì sulla strada a chiedere elemosina, a vendere fazzoletti e quant'altro? Perché non c'è, non sta funzionando bene quella tutela del fragile, perché anche lui è un, tra l'altro, un immigrato che ha avuto anche la sfortuna di essere precedentemente investito da una macchina, quindi portare una disabilità, e allora quella sua situazione di fragilità, chi lo doveva proteggere? Chi doveva garantirgli una condizione di vita dignitosa a tal punto che non sia costretto a stare in mezzo alla strada? Anche quello è venuto meno, quello Stato che doveva garantire quella protezione, quella tutela a quella parte fragile. Quindi poi, banalizzando tutto, invece si scarica, com'è anche in generale, tempo fa, qualche giorno fa, vedevo una vignetta che mostrava che è un re, un suo consigliere, si affaccia dal suo castello, vede gente sotto che protesta, chi con la torcia, chi con i forconi. E allora il re dice, ma adesso che facciamo? E il suo consigliere dice, non c'è bisogno di intervenire, basta che noi diciamo dall'alto, noi che diciamo, guardate che quelli che hanno la torcia vogliono bruciare quelli che hanno forcone. E quindi creare quella guerra tra i poveri. Quindi il nemico diventa quello lo stesso che sta insieme a te e nelle tue condizioni di povertà, di miseria, di degrado e quant'altro, che sta chiedendo gli stessi diritti, la stessa dignità, la stessa libertà che sta chiedendo. Invece, banalizzando tutto, si dice, vede, il nemico che ti sta sottraendo la possibilità di vivere in condizione dignitosa, in condizione di libertà, in condizione di benessere, è quello che ti sta accanto, che sta pretendendo gli stessi diritti che tu stai chiedendo. Quindi fanno con quei discorsi, rovesciano il piramide al punto che la gente non ha più da guardare in alto, non c'è più nessuno in alto, la piramide è rovesciata. Quindi chi ha il potere, che è sta sotto, e tu che stai lì in alto, non hai più il punto di riferimento in alto su cui andare a protestare. E ti dicono no, chi ti sta sottraendo l'ossigeno è quello che ti sta accanto. È povero come te, può darsi venuto da qualche altra parte, ma è sempre nelle stesse tue condizioni, però il nemico tuo è lui, non io che ho le risorse, non io che ho il potere, non io. Quindi, banalizzando tutto, si sottraggono dalla responsabilità di dover rispondere, di dover agire, di dover garantire, di dover offrire servizi, e si crea la guerra tra i poveri. Però chi l'ha creata, quella guerra tra i poveri, sta altrove. Don Mosè, infatti, poi la lascio a Nicoletta,
gli imperialismi e i populismi di tutti i tempi, compresi questi moderni, hanno sempre inventato un nemico per potersi insediare o irrobustire o riavere voti se si è andato sotto. Sappiamo bene come Bush padre si sia inventato armi che non c'erano, sostanze che non c'erano in Iraq, perché era sotto di consenso elettorale quando si fa una guerra. Quindi diciamo così, il Terzo Reich con la persecuzione degli ebrei, comunque c'è un nemico che permette di riunirci noi giusti contro un nemico. E allora si crea qualcosa che nella psicanalisi è conosciuto come una dimensione regressiva di tipo gruppale, ma ti unisci perché c'è un nemico comune. Ora, i nostri populismi e i nostri imperialismi a cacio e pepe, come si dice a Roma, di casa nostra, usano voi neri per questo. Ma non solo i neri, usano anche i fragili della società, e qui anche il punto, perché da sempre noi usiamo i fragili della società per far fare il terrorismo, usiamo i fragili nostri per metterli contro di voi ed avere le mani pulite, i colletti puliti e delle camicie, le mani pulite, e far succedere cose che avvicinino tutti a quel pensiero. È meglio che non ci siano questi neri. Qualcuno ha detto di politico adesso, infatti, la questione è la sicurezza di noi italiani. Quando è stato ucciso un negro, qualche politico ha detto la questione è la sicurezza di noi italiani. Per questo dico è anche irragionevole, però c'è quell'irragionevolezza che passa se il pensiero è diventato banale. Io mi fermo qua, ma è anche l'uso della nostra fragilità, cioè del nostro uomo fragile, che potrebbe non solo essere meglio curato dentro un servizio psichiatrico, ma potrebbe essere meglio curato dalla società, che invece tenta di usarlo banalizzandogli il pensiero: tu stai male perché ci sono i neri, e vanno soffocati con il ginocchio. Quello è il punto, il fatto che la situazione, la fragilità della società è stata creata come conseguenza di scelte politiche, economiche, culturali che si è fatto nei passati decenni. Però adesso questa ragnatela che hanno fatto è finita per intrappolare loro stessi, e per uscirne stanno scalciando qua e là, ma è difficile uscirne, e devono trovare qualcuno da incolpare o su cui scaricare le colpe, o da additare qualcuno di esterno, perché la gente non guardi verso di loro. Devono additare qualcuno di esterno, qualcuno di estraneo, e dire: beh, ecco, la colpa è di chi è venuto da fuori, che sta sottraendo risorse, che però non è neanche vero, perché poi se il problema è che la gente non ha né il tempo né gli strumenti per andare a verificare le reali situazioni, e se qualcuno va a vedere tra il contributo che gli immigrati lavoratori che danno alla società, quindi offrono con il loro lavoro al benessere di questa società, e invece è di quello che ricevono dalla società. Se qualcuno va a vedere il bilancio, è positivo per gli italiani, non per gli immigrati. Se gli immigrati che lavorano producono quasi l'11% del PIL di questo paese, che però da questa risorsa che loro hanno prodotto gli viene tornato a loro, gli torna a loro solo 1,75%, e tutto il resto rimane al paese.
E allora, dov'è che gli immigrati che sopraggono agli italiani? Anzi, loro stanno dando e senza neanche ricevere abbastanza in termini di servizi per loro stessi. Quindi, anzi, loro ci stanno perdendo, ci perdono in salute, ci perdono anche in vita, perché quanti immigrati lavoratori nell'agricoltura, nell'edilizia, muoiono, a nessuno gliene frega niente. Non solo non gliene frega, Domosè, e mi taccio veramente, ma non si sa perché non esistono. Sono dei morti che non sono esistiti. Quanta gente sappiamo che sia morta da noi? Per questo si vuole l'invisibilità di queste persone. L'invisibilità di queste persone, e anche quando oggi i figli di questi migranti cominciano a chiedere diritti, cominciano a dire: ma io sono nato qui, i miei genitori lavorano, pagano le tasse, quindi devo essere riconosciuto cittadino di questo paese. E c'è chi dice: no, tu non sei cittadino di questo paese. Eppure, quando vanno a prendere le tasse da questi lavoratori, da questi genitori, ci vanno e come? Non è che dicono: ah, non vogliamo le tue tasse o non vogliamo i tuoi soldi. No, i tuoi soldi li vogliamo, le tue tasse li vogliamo, ma non ti diamo i diritti, non vogliamo riconoscere i diritti che ti spettano. Non è che questo è il problema che stiamo vivendo in questi ultimi anni. Si sta trasformando anche i diritti in elemosina, i diritti che diventano un privilegio per alcuni e da elargire, da regalare, da dare in elemosina se il potere politico vuole. Ma questo non sono i diritti. Se i diritti vengono trasformati in privilegi o in regalie e in elemosina, non sono più diritti. I diritti vanno riconosciuti come tali. Non è che tu mi regali se ti va e mi sottrai se non ti va. Questo non è un diritto. Invece quello che si vuole trasformare i diritti in elemosina, in elargizione di qualche benevolenza da parte del potere politico o di qualche elite della società. No, questo non è un diritto. E in questo senso, perché vengono trattati in questo modo oggi i figli dei migranti, i migranti stessi, la loro dignità di lavoratori e quant'altro? La legge Bossi-Fini che ha reso gli immigrati ancora più schiavi, perché li ha resi molto più ricattabili dai datori di lavoro. Legando il lavoro al permesso di soggiorno, li ha resi ricattabili, perché addirittura molti datori di lavoro, pur di non pagare i contributi che spetta al datore di lavoro, hanno ricattato i lavoratori dicendo: lo vuoi il permesso di soggiorno? Te lo paghi tu i contributi. Invece quella parte di contributi spettava al datore di lavoro pagarla. Però, come è diventato un'arma di ricatto, dire: vuoi permesso di soggiorno, te lo paghi tu il tuo contributo. E quindi già il salario è misero, però pur di non diventare invisibile, quindi senza diritti, quindi questo poi c'ha la conseguenza sulla sanità, sulla possibilità di mandare i figli a scuola, sulla residenza, su tutta una serie di tutta la vita quotidiana di ciascuno, molti migranti sono stati costretti a pagarselo. Chi non ce la faceva è rimasto fuori, quindi è finito nella clandestinità, nell'invisibilità. Questa è la legge che è stata fatta. E quando è stato presentata, invece, è stato detto: la legge Bossi-Fini doveva aiutare a emergere tutto il lavoro irregolare che c'è, quindi per dare più visibilità, più diritti. Invece non è stato così.
perché quella legge era concepita in modo sicuritario, anti-immigrato, non per includere, per proteggere la parte più debole, più vulnerabile. Il risultato è quello che vediamo oggi, più circa 600.000 invisibili, eppure che lavorano nell'agricoltura, nell'edilizia, nelle case delle famiglie, in tutti i settori. Lavorano e producono ricchezza per il paese, senza avere in cambio nessun diritto. Guardi, la lascio a Nicoletta, anche se non vorrei finirle mai questi dialoghi, perché quanti altri ragazzi che non riescono ad andare nell'edilizia vengono irretiti dalla malavita, spacciano, sono stuprati dall'uso che devono fare di sostanze, si perdono, muoiono, vanno a rubare, picchiano, vengono picchiati, ma erano bravi ragazzi nei loro villaggi, nelle loro città. Io mi ma non solo, qua. Vengono anche drogati per farli lavorare di più. Nel Lago Pontino, nella zona agricola, quanti indiani che hanno denunciato che venivano drogati per farli lavorare di più. Quindi resi schiavi. Questa è schiavitù. Sì. Beh, mi sembra che tra l'altro, diciamo, rispetto alla violenza che subiscono, no, queste persone, l'aspetto di reazione è sempre molto in realtà rinunciatario, no? Cioè con l'essere attivati, no, con questa violenza, con le ingiustizie, con la discriminazione continua, no? E in realtà poi le reazioni sono sempre molto poco attive, no? Come dire, cioè sono un po' rinunciatarie, no? Probabilmente, quindi sono persone che riescono anche a gestire la rabbia attivata da queste situazioni in maniera anche molto matura, mi viene da dire, no? Cioè non c'è una reazione immediata o rabbiosa, perché no, per fortuna mi chiedo fortuna. Dico che con una grossissima capacità, no, di anche tenere un po' gli aspetti di reazione che queste cose attivano, e mi chiedevo un po' quali sono poi, no, i riscontri che le comunità africane o le comunità di queste persone sentono, no, hanno, che riscontro c'è rispetto a questi gravi fatti che ci sono, no? Cioè come vengono un po' vissute, oppure che reazioni hanno, sia a livello delle comunità locali, ma anche a livello delle comunità, diciamo, internazionali, no? Di appartenenza. Ma c'è molta, molta frustrazione, molta sofferenza tra molti africani che sono qui. Il fatto che già le condizioni di vita a cui sono sottoposti, basta andare in Puglia o in Calabria o in tante zone, nelle zone agricole dove lavorano, dove si spezzano la schiena dalla mattina alla sera e poi tornano dove? Nei baraccopoli, in mezzo a condizioni veramente incivile in assoluto, in condizioni di vita. Eppure dove lavorano, quell'agricoltura, quei pomodori o quel verdure o frutta che vengono raccolte finiscono nei tavoli degli italiani, e non solo degli italiani, ma vanno in giro per il mondo. E questo, lo Stato che tollera tutto questo, anche i cosiddetti sindacati che dovrebbero difendere i diritti di questi lavoratori e la dignità di queste persone, non lo fanno fino in fondo, come se c'è una soglia di tolleranza, di dire vabbè, finché sono gli stranieri, finché sono africani, finché tanto sono abituati a casa loro in condizioni di miseria, di povertà, come se queste persone non hanno nessun diritto ad aspirare a vita migliore, a condizioni migliori. Non è che qualcuno, non è che un medico l'abbia ordinato che loro devono vivere per tutta la vita in quelle situazioni, in quelle condizioni. Ovvio che
loro hanno la sofferenza che portano dietro, hanno il dolore, hanno la frustrazione, però hanno bisogno anche di quel lavoro, perché molti di loro potrebbero ribellarsi, agire, reagire, però alle spalle loro hanno famiglie da mantenere, hanno lasciato mogli e figli, padri, madri, fratelli, sorelle in Africa che aspettano le rimesse con cui sopravvivono laggiù. Quindi quello che li trattiene da dover ribellarsi e agire anche in modo impulsivo, quant'altro, è ciò che hanno lasciato alle spalle. Quindi quella condizione di miseria, quindi loro si stanno sacrificando, fanno questo sacrificio pur di garantire al figlio, alla moglie, ai fratelli, sorelle, padri, madri che hanno lasciato laggiù in Africa, senza quell'aiuto morirebbero di fame. Quindi loro si stanno sacrificando, stanno sopportando tutto questo per dare dignità, per dare vita a qualcun altro. Questo l'Italia, che ha avuto un passato anche forte di emigrazione, lo dovrebbe sapere. Io sono stato cappellano per 6 anni in Svizzera. Quando parlavo con gli italiani che mi raccontavano quello che succedeva a loro 40 anni fa, 50 anni fa, quando la Svizzera gli negava anche il diritto di portare la moglie e i figli, quindi costretti a vivere separati, oppure quando li facevano venire clandestinamente, li tenevano nascosti, bambini che non potevano uscire fuori a giocare con altri bambini perché altrimenti i vicini l'avrebbero denunciati, perché non era permesso a loro di portarsi la famiglia, perché la Svizzera non li voleva che loro mettessero le radici lì, gli servivano le braccia ma non le persone. L'Italia, che ha passato tutto questo, oggi tratta più o meno in lo stesso modo, anzi se non peggio, almeno lì in Svizzera, quegli italiani che lavoravano, sì, hanno vissuto anche loro all'inizio nei baraccopoli, però piano piano si sono sistemati. Invece oggi, nel 2022, abbiamo gente ancora in Puglia, in Calabria o anche in altre parti d'Italia che vivono in condizione di degrado totale. Questo che uno Stato civile, uno Stato di diritto, come fa a tollerarlo? E gli africani giù che vedono queste cose, anche gli africani in altri paesi europei, in Stati Uniti, in Canada, in quant'altro, che vedono questi racconti, queste situazioni, c'è una forte indignazione, una forte, come si può dire, dolore, ma non è che possono fare chissà che cosa. Sì, possono scendere in piazza, protestare, però l'Europa e l'Italia, che dovrebbero da dentro, guardando la propria Costituzione, tutta una serie di convenzioni che loro sono stati anche promotori, che però sono rimasti lettere morte. Quindi è la contraddizione che sta vivendo l'Europa, e la contraddizione che sta vivendo l'Italia stessa, leggendo la Costituzione italiana e la realtà che vivono oggi molti migranti, è una totale contraddizione. Eppure oggi ci sono nati diversi movimenti africani, anche di lavoratori africani, che stanno cercando di gridare, di farsi sentire, di dire anche noi abbiamo dei diritti, anche noi deve essere, anche a noi deve essere rispettata la nostra dignità di essere umani, la dignità di lavoratori, la dignità anche di avere le nostre famiglie, la dignità di avere la nostra casa. E cominciano a organizzarsi, a
crearsi movimenti, ci sono movimenti chiamati afrodiscendenza che stanno attivi, ci sono i movimenti di lavoratori africani che si stanno organizzando per rivendicare i loro diritti, finalmente. Allora, grazie, perché veramente è stato molto illuminante, no? Tutta una serie di cose che forse ci dimentichiamo di tenere così presenti, anche questi fatti alle volte non riescono a risvegliare l'attenzione, no? Perché vengono veramente messi un po' da parte, no? Oppure semplificati. Sì, c'è questa tendenza, ormai è un'abitudine. Io sono 30 anni che vivo in Italia, in 30 anni ne ho visti, ne ho sentiti, ogni volta c'è la corsa a minimizzare, a diluire, annacquare la portata, la gravità quando succedono episodi di questo tipo. E come anche quando è successo quel giocatore, non so di quale squadra, quel ragazzo francese che è stato fermato in modo brusco, perquisito, quant'altro, poi è stato rilasciato perché era uno scambio di persona, non era lui quello che cercavano. Poi dopo, giustamente, lui ha fatto una riflessione. Ma se non fossi stato io, che sono abbastanza conosciuto, famoso, ricco e quant'altro, se fosse un povero Cristo che è stato fermato, che cosa sarebbe successo? Quello che è successo a lei, Don Mosè. Questo è il punto. Quando succedono tante cose, che poi... Molti rinunciano neanche a fare denuncia, neanche perché dicono: ma con chi vado a combattere? Contro chi vado a combattere? Perché nessuno mi dà credito, nessuno mi... Io su questo vorrei fermare un attimo ancora, poi la lasciamo alle sue cose, ringraziandola sempre molto, ma su questo, perché sentendo parlare entrambi, dicevo, forse dovremmo mettere a fuoco un aspetto. La sottrazione della speranza, la disumanizzazione passa attraverso la sottrazione della speranza. Quel che le disse da lei, no? Finché Fini è al governo, voi non esistete, non avete speranza. La sottrazione della speranza di essere. Lei dice: ci mettono sotto ricatto perché abbiamo le famiglie, dobbiamo comunque rimanere e guadagnare quel poco che si riesce, spezzandoci la schiena per loro, siamo sotto ricatto. Ma il passaggio che entra è: devi rinunciare, è come vivere un vissuto di rinuncia a una speranza. Per questo i movimenti sono importanti. Però dalla parte vostra io penso ci sia questo meccanismo che dal punto di vista psichico è gravissimo, perché se non hai speranza non costruisci una vita. Dal punto di vista nostro sancisce di più il pensiero banale secondo cui voi non siete dei veri esseri umani. Non fa niente se, insomma, io il mio cane non ce lo mando sotto il sole adesso, ma il nero che gira sulla spiaggia ci va, ma il mio cane, sto attento, ma è un cane e per carità va tutelato, ma io non penso che ci sta quel nero che ha la mia età e porta tappeti sulla spiaggia, quello è normale, il mio cane no. Qui il punto, no? Beh, non è facile se non si fa un lavoro serio per sul piano culturale, psicologico, anche tutti aspetti, anche sul piano spirituale, religioso, quant'altro. Se non si fa un serio lavoro di fare i conti con certe mentalità, voi crescete fin da bambino,
che vi dicono se non dormi viene l'uomo nero che ti porta via o ti fa del male o quant'altro. Quindi l'uomo nero è sempre stato associato a qualcosa di cattivo, a qualcosa di orribile, a qualcosa di male. La gente è cresciuta con questo. Non è che questo tipo di sparisce da un giorno all'altro. Serve un lavoro e anche poi più avanti. Quindi la scuola dopo sé, e ora oggi finiremo l'intervista, ma stiamo parlando di educare a scuola. Noi abbiamo ancora i balli di gruppo che parlano degli altissimi negri e tutti ridono e ancora parliamo così. O le storielle dagli scout che raccontano di ragazzini neri, ma come se fossero degli stupidi. Questo è tutto quello... L'Aligalli viene ballato, l'Aligalli si balla con gli altissimi neri, cioè l'educativa della scuola, voglio dire, no? Beh, questo, anche quei canti, quei balli sono nati quando gli africani venivano portati nello zoo da mostrare come se fossero degli animali. Quindi nascono da quel contesto, da quella mentalità, da quella visione lì, e anche quei tipi di canti o quei tipi di... è rimasto nella società, nel retaggio, e ancora nessuno culturalmente ha voluto combatterlo. E quindi è rimasto lì. E nelle scuole, quante volte si affronta questo tema? Anzi, tutto per esempio legato al passato coloniale dell'Italia. Nelle scuole, non si studia più. Molti nostri giovani oggi non sanno niente. La ferocia degli italiani, che perdevano con le loro armi contro gli archi e le frecce africane, la ferocia che hanno poi usato con sostanze chimiche di soffocamento, non è mai stata citata nei libri di scuola, mai. Ma non solo, anche verso i loro alleati, che quando ci sono stati molti soldati eritrei, somali, che etiopi, che hanno combattuto insieme agli italiani nelle varie altre campagne di guerra che l'Italia ha fatto. Come sono stati trattati? Come voi in Vietnam, gli americani in Vietnam mandavano i neri prima a morire, sempre prima i neri in Vietnam, allo stesso modo. Anche quando sono stati, per esempio, nella prima guerra che l'Italia ha fatto con l'Etiopia, quando sono stati catturati i prigionieri di guerra, l'Italia è andata a chiedere, a fare accordi con il re dell'Etiopia solo per prendersi i bianchi. Quindi solo per prendere i soldati italiani bianchi, lasciando i cosiddetti, che vengono chiamati Ascari, che erano catturati in Etiopia, e poi gli etiopi, come vendetta, cosa hanno fatto? Gli hanno tagliato un braccio o una gamba e gli hanno detto: adesso tornatene a casa. Molti non potevano tornare perché erano zoppi, non avevano le famiglie loro, non avevano le risorse. Sto parlando della prima guerra che hanno fatto, quindi all'inizio del 1890 e qualcosa, molti sono rimasti lì abbandonati, eppure questi erano sotto la bandiera italiana, erano soldati dell'Italia, eppure l'Italia ha preferito salvare i suoi soldati bianchi lasciando i neri. E questo è... Di questo l'Italia ha mai fatto i conti? La società italiana ne sa qualcosa? No. Don Mosè, grazie. Grazie sempre perché ci fa tanto pensare, ci permette di sviluppare pensiero, e ci sentiamo presto per altre occasioni di nuove interviste, nuovi dialoghi con altre tante persone. Nicoletta, grazie anche a te. Allora, grazie molte. Grazie a voi.
Arrivederci, grazie, a presto. A presto, arrivederci. Arrivederci.